nazionale per l'ULS 2 da lunedì somministrazioni anche all'ex dogana di Treviso sarà in modalità drive-in direttamente in auto. Iniziativa shock del movimento Io Apro che a Roma ha annunciato la costituzione di un governo ombra. Ministro dello sport sarà il trevigiano Iuri, titolare di una palestra Maser, pronti a riaprire il 26 nonostante i divieti e coprifuochi. Il prefetto di Treviso bolla come forzatura la volontà del movimento Io Apro di violare il coprifuoco e sulla manifestazione Novax di Conegliano per ora 30 gli identificati da sanzionare, tra cui Zumski. Prefettura presidi e MOM lavoro per la rimodulazione al 60% per le superiori da lunedì, l'indicazione della dirigente scolastica regionale, gli studenti di quinta in classe al 100%. 37enne armato di pistola minaccia il cliente, la titolare di un hotel a Vittorio Veneto scappando con 160 euro, il marito della titolare riesce a bloccarlo. Il sindaco di Susegana, Vincenza Scarpa, medico dall'83, andrà in pensione a fine mese, ha dato disponibilità all'USE per lavorare come volontaria nei Vax Point. Volle il trionfo delle Pantere dell'Imoco Conegliano, scudetto numero 4 dopo una stagione senza sconfitte, la gioia a distanza dei tifosi che sperano di poter tornare a seguire dal vivo la squadra nel prossimo campionato. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli li avete sentiti, i titoli di oggi, ma in primo piano la notizia del Consiglio dei Ministri chiamato a dare il via libera al decreto per le riaperture dal 26 aprile, Consiglio che è terminato da pochi minuti. Il coprifuoco resta alle 22, almeno fino a giugno, così ha deciso lo stesso Premier Draghi al termine di una giornata che ha visto anche il pressing delle regioni. La Lega ha annunciato quindi di astenersi dal voto sul decreto che sarà valido dal 26 aprile fino al 31 di luglio. Favorevoli allo slittamento si erano dichiarate anche Forza Italia e Italia Viva. Arriva la carta verde invece per gli spostamenti tra le regioni, mentre sembra confermata la roadmap contenuta nella bozza di decreto diffusa nei giorni scorsi. E dunque avete sentito prima dai titoli, pronto a partire il nuovo punto vaccinare per l'ULS 2 da lunedì somministrazioni anche all'ex dogana di Treviso, sarà in modalità drive-in. Partiremo lunedì creando tre linee per ovviamente fare le vaccinazioni e due linee per i tamponi, visto l'esiguo numero ormai di tamponi che facciamo da diverso tempo. Da lunedì vaccinazioni in modalità drive-in anche all'ex dogana di Treviso, che grazie alla sua area estesa si presta a ricevere centinaia di auto al giorno. Lo spazio, che andrà a sostituire il punto vaccinale del Cafoncello, verrà riorganizzato per mantenere in concomitanza anche l'accesso per i tamponi. Noi pensiamo di estendere questo anche a Castelfranco, diciamo nel punto tamponi di Castelfranco, il Melody per capirsi, l'ex Melody, farlo come centro vaccinale in drive-in. Intanto per i nati nel 1935 e nel 1936 della provincia di Treviso che hanno ricevuto la prima dose nei Vax Day rispettivamente il 3 aprile e 28 marzo scorsi verranno vaccinati senza prenotazione nei centri vaccinali della Marca il 24 aprile per il 1935 e il 25 aprile per il 1936. L'orario di accesso è stabilito come in precedenza secondo il mese di nascita, dalle 8 alle 9 per i nati a gennaio, dalle 9 alle 10 per il mese di febbraio, così a seguire. E in vista del flusso di dosi atteso nelle prossime settimane, l'ULS 2 è al lavoro per trovare nuovi punti vaccinali. Nel tardo pomeriggio sopralluogo al polo Benetton, che potrebbe avere una particolare destinazione. Penso con l'arrivo di vaccini a giugno avremo finiti le classi anche over 60, quindi penso potremmo partire anche con i lavoratori eccetera. Il polo Benetton potrebbe servire per essere polo di attrazione nei confronti di altre aziende, quindi in rete, che vogliono far vaccinare i loro collaboratori e quindi gli spazi che ha Benetton possono servire per aggregare più aziende, quindi più lavoratori in un polo unico. E a proposito di vaccinazioni e pass per gli spostamenti tra regioni arancioni e rosse, il direttore Benazzi assicura. Finita la seconda dose noi rilasciamo il certificato di vaccinazione, qualsiasi utente lo trova sul nostro sito, lo può scaricare, lo può richiedere al Dipartimento di Prevenzione, quindi diciamo che già questa certificazione che rilasciamo di fatto è un pass. Alle 18 a Roma è stata annunciata la costituzione di un governo ombra. Ministro dello sport sarà Iuri della palestra Dorian Gray a Maser, si alzano intanto i toni della protesta.
è un governo provocatorio, diciamo, che farà però l'interesse del popolo, a differenza di quello che sta facendo il governo attuale. A parlare il neo ministro dello sport Iuri della palestra Dorian Gray di Maser, proprio così. E questa è infatti l'iniziativa shock annunciata nel tardo pomeriggio a Roma dal movimento Io Apro, con la nascita di un governo ombra. Una provocazione certo, ma che dà la dimensione di una tensione crescente, soprattutto tra quelle attività che hanno visto rinviata la loro riapertura, come le palestre. Lo facciamo per sopravvivenza e non per altro, quindi noi continuiamo per la nostra strada e il 26 inviteremo, e comunque stanno già aderendo tantissime attività, sono già in 1100 attività in tutta Italia che hanno aderito in un giorno a questo governo e che apriranno insieme a noi. Non sono ancora arrivate allo strappo, ma i toni sono forti. Le piscine del Veneto, con una lettera alla Federazione Italiana Nuoto Regionale, ha chiesto oggi a Zaia di intercedere presso il governo. Siamo disperati, si legge. I restauri non sono capienti e non ci sono. Abbiamo la necessità di riaprire per una questione proprio di flusso di cassa. Un altro fronte portato avanti da Veneto Imprese Unite, che lancia un ultimatum a Contarina perché si discuta la possibilità di posticipare i pagamenti del 2020 senza interessi di mora. Se non saranno ricevuti entro la settimana, gli imprenditori sono pronti a un picchetto fuori dalla sede. Il prefetto di Treviso bolla come forzatura la volontà del movimento, lo avete sentito, di violare il coprifuoco, quanto invece alla manifestazione Novax di domenica Conegliano. Gli identificati che saranno sanzionati sono una trentina. Riaprire le attività senza curarsi dei limiti imposti dal coprifuoco. Il proposito annunciato in vista del 26 aprile dal movimento Io Apro viene stigmatizzato dal prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà. Le forzature soprattutto in questo momento non servono, afferma. Un pensiero condiviso, dice, anche dalle associazioni di categoria che rappresentano esercenti e ristoratori. Stiamo andando progressivamente verso una riapertura delle varie attività, ci sono dei ristori che stanno per arrivare, quindi queste azioni di forza che poi spesso possono offrire anche l'estro a qualcuno di fomentare quello che sono forme di disagio e anche di tensione non vanno assolutamente bene. Inutile dire che di fronte a palesi violazioni le forze dell'ordine dovranno intervenire e in caso sanzionare, come sta avvenendo per la manifestazione di domenica a Conegliano, cui hanno partecipato centinaia di persone, molte senza mascherina, per ascoltare tra gli altri il sindaco e medico di Santa Lucia, Riccardo Sciumski. Già si è arrivata a una trentina di identificazioni certe, quindi se lo stanno proseguendo, quindi evidentemente man mano che avranno gli elementi per poter stilare dei verbali che sono ovviamente poi sostenibili, anche soggetti a ricorso, sta andando avanti, insomma. Queste persone si sono prese una responsabilità non indifferente. Io oggi leggevo di dichiarazioni tipo ma io non posso essere obbligato a fare qualche cosa in cui non credo, sì, finché ti ammali solo tu va bene, ma siccome la tua imprudenza può comportare un rischio per la sanità pubblica, allora questo discorso non mi va bene. Quindi tra questi rientra anche il sindaco Sciumski? È molto probabile. Infine le scuole. In vista del 26, domani pomeriggio si terrà da remoto un vertice tra prefettura, ufficio scolastico provinciale e MOM sul tema trasporti. Con la didattica in presenza fissata al 60%, a eccezione delle classi quinte al 100%, il problema dovrebbe essere superato. Dovremmo riuscire a farcela con questa percentuale assolutamente gestibile, non lo era quella del 100% oggettivamente. Sul fronte scuole, presidi, prefetti e aziende di trasporto lavoro per organizzare i mezzi per la ripartenza delle superiori da lunedì. Siamo soddisfatti, è un compromesso di buon senso. Così la dirigente scolastica regionale del Veneto, Carmela Palumbo, dopo il passo indietro del governo sulla riapertura delle scuole superiori dal 26 aprile. In queste ore presidi e prefettura al lavoro per organizzare il piano trasporti e dall'ufficio scolastico del Veneto un'indicazione ai dirigenti per modulare la didattica da lunedì prossimo. Io vorrei privilegiare soprattutto i ragazzi di quinta, cioè noi adesso dobbiamo salire, diciamo, dal 50% almeno al 60%. Se questa percentuale la possiamo raggiungere ammettendo in presenza al 100% tutti i ragazzi di quinta per un mese, qualche giorno, credo che sia un bel segnale, un buon obiettivo. L'idea mia è di tenere le classi dalla prima alla quinta al 50% e di arrivare al 100% delle classi quinte
Ovviamente se questa percentuale, poi questi numeri li spalmiamo su tutti gli studenti, in realtà si sta sul 60-65%. Domani presidi e prefetti incontreranno le aziende di trasporto per definire l'organizzazione dei mezzi a disposizione degli studenti. Noi siamo già al lavoro con i prefetti per attestarci, per verificare con le aziende dei trasporti fino a dove ci si può spingere con i piani prefettizi già predisposti. Palumbo ricorda come i piani prefettizi siano flessibili, prevedendo range dal 50-75% di studenti in presenza, senza modificare, spiega la dirigente scolastica, in modo sostanziale l'apporto di mezzi in più che già era stato predisposto. È bene adeguare la percentuale tenendo conto della del potenziamento di mezzi che è già stato realizzato nei mesi scorsi. Siamo alla cronaca: rapina a mano armata in un hotel a Vittorio Veneto. Non ho un lavoro e non ho soldi. Questa è la giustificazione del rapinatore che ieri intorno alle 21 ha messo a segno un colpo in un albergo della zona. Travisato con felpa, cappuccio e mascherina, un 37enne vittoriese senza alcun precedente penale ha fatto irruzione nell'hotel Calvi, dove in quel momento c'erano due clienti che avevano finito di cenare e stavano rientrando in camera. Pistola in mano, è entrato sotto gli occhi atterriti della titolare. Una volta estratta la pistola, li ha minacciati facendosi consegnare il denaro che avevano in possesso. Racimolata una cifra pari a circa 160 euro, ha abbandonato la struttura e si è dato alla fuga a piedi. Immediatamente è scattato l'allarme. Sul posto è arrivata una pattuglia radiomobile dei carabinieri. Gli uomini dell'arma della compagnia di Vittorio Veneto hanno raccolto la testimonianza di due clienti residenti in Piemonte, in zona per motivi di lavoro. Sono stati proprio loro ad indicare la direzione di fuga del 37enne. Ma è stato il marito della titolare a rincorrere il rapinatore. Più volte l'uomo si è girato verso l'albergatore intimandogli di fermarsi, altrimenti avrebbe sparato. Ma lui non ha desistito e lo ha raggiunto in via Madonna di Lourdes, facendosi consegnare i soldi dei clienti. All'arrivo dei militari, il rapinatore aveva addosso ancora la pistola. Sottoposto a perquisizione, gli è stata rinvenuta la pistola, che si è rivelata essere un modello per soft air, al quale aveva tolto il tappo rosso, ed è quindi stato condotto in caserma per gli accertamenti, mentre il denaro è stato restituito alle vittime. Questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto e rimesso in libertà il 37enne. Bosco abbattuto abusivamente nell'alta padovana dagli operai di una ditta trevigiana. 1750 metri cubi di legname, 5000 metri quadri di alberi. Ha tagliato quasi il 90% della vegetazione presente in questo ultimo bosco di San Pietro in Gù, lungo la linea ferroviaria Vicenza-Treviso. La ditta trevigiana, appaltatrice dei lavori, 20 volte in più di quanto autorizzato per la messa in sicurezza della linea ferrata. A fermare lo scempio, l'intervento dei carabinieri forestali di Cittadella, allertati da un automobilista in transito lungo la statale Postumia. L'area è stata sottoposta a sequestro. Il titolare della ditta è stato denunciato e ora rischia il pagamento di pesanti sanzioni. Torniamo ora a parlare di Covid. Sta terminando la quarantena la sindaca di Paese, Katia Uberti, che sui social ha raccontato di essere positiva per essere venuta in contatto con dei concittadini che hanno violato l'isolamento. Sono stati momenti un po' difficili, però il peggio è passato e adesso attendiamo un paio di giorni per fare il tampone molecolare di fine quarantena. Katia Uberti, sindaco di Paese, e i suoi familiari stanno uscendo ora dalla fase più acuta del Covid, che ha coinvolto lei, il marito e una delle figliolette, quest'ultima fortunatamente asintomatica. Io ho fatto il tampone venerdì 9 aprile perché la settimana prima avevo avuto contatto con delle persone, dei concittadini, che in realtà dovevano rimanere in isolamento fiduciario e gironzolavano per il paese. Uberti, come gli altri colleghi sindaco, riceve ogni giorno la lista dei cittadini in quarantena o isolamento e più volte, dice, è capitato di ritrovarseli davanti. O a prendere il giornale o a comprare il pane e dico: ma cosa fate qua? E ovviamente con molta discrezione, perché ci sono altri cittadini. Ma dice: è questione di 5 minuti, il tempo di prendere il pane, vado a casa, non ho sintomi. Ma non è questo il concetto è che bisogna stare a casa perché sono portatori positivi. Così conclude: è impossibile uscire da questa emergenza. L'incoscienza di qualcuno può portare conseguenze gravi per altri.
A noi va bene, però anche cittadini di paese sono ricoverati in ospedale, abbiamo persone in terapia intensiva, bisogna stare attenti. Medico dall'83 andrà in pensione a fine mese, ma questa mattina ha dato disponibilità all'ULS 2 per lavorare come volontaria nei Vax Point, così il sindaco di Susegana. Non credo che sia il caso di ritirarsi dietro una porta vedendo quante problematiche ci sono e quanti bisogni ci sono, per cui rimango a disposizione, ma sempre comunque come medico volontario. A 10 giorni dalla pensione, dopo una vita trascorsa tra le corsie degli ospedali, su tutti quello di Conegliano, si mette di nuovo a disposizione della sua comunità Vincenza Scarpa, sindaco di Susegana, che nelle ultime ore ha compilato il modulo predisposto dall'ULS 2, sempre alla ricerca di personale sanitario volontario da impiegare nei Vax Point della Marca. Ho visto che c'era la possibilità di continuare a fare il medico per le vaccinazioni e quindi ho comunicato che sono assolutamente disponibile per vaccinare. Eventualmente anche a domicilio, non mi tiro indietro, per i miei cittadini qui a Susegana ci sono, ecco. Primo cittadino che a questo punto ha una sola speranza. Come medico e come sindaco mi auguro che arrivino tanti vaccini, perché ritengo che la vaccinazione sia l'unica maniera per uscire al più presto da questa situazione. Da qui l'appello diretto a concittadini e non sull'utilità del vaccino. Credetemi, l'unica risposta è la vaccinazione. Come è stata l'unica risposta per tante altre malattie in passato, vedi la poliomielite, vedi la difterite, vedi il vaiolo, anche in questo caso la vaccinazione è l'unica risposta possibile. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio grazie all'impiego di una speciale tecnologia derivata da esperienza dell'ente spaziale americano NASA. La società trevigiana dei servizi idrici Piave Servizi ha potuto individuare in un anno circa 1000 casi di dispersioni occulte nelle reti di distribuzione corrispondenti a 70.000 metri cubi d'acqua, consentendo un risparmio valutato fino a 2.000 euro per evento contro un costo di ricognizione pari a 800 euro. Il progetto prevede 2 scansioni aeree delle aree aperte dalla rete nelle province di Treviso e Venezia per 3 anni. Siamo allo sport. Ieri sera a Novara il giusto epilogo della stagione leggendaria dell'Imoco Volley Conegliano. Rivediamo la vittoria 3-1 in gara 2 che consegna alle Pantere il 4º scudetto. Stagione sportiva 2020-2021 alla capitale Antuana Porsche. Moco Conegliano, campione d'Italia. Super, super, mega contenta. Era uno degli obiettivi adesso che ci eravamo posti. Siamo felicissime. Chiamatele le imbattibili. Gli aggettivi per le Pantere dell'Imoco sono quasi esauriti, ma quando metti in fila una striscia di 63 vittorie senza mai una sconfitta dal 2019, ci sono pochi altri termini da usare. Solo il Covid lo scorso anno ha impedito a Conegliano di scrivere 5 sul tricolore, ma questo non può guastare la festa di un team speciale da record, come da record è stata la principale artefice del successo, Paola Egonu, premiata miglior giocatrice della serie. Dopo una stagione così lunga, dopo non so quanti mesi, perché abbiamo iniziato a luglio, arrivare qui a fine aprile carichi e sperare di non sbagliarne nemmeno una, abbiamo fatto un bellissimo cammino, credo che sia uno scudetto meritato. Onore delle armi all'avversario di sempre, quella Igor Novara, capace di far tremare Conegliano nella gara 1 già entrata nei libri di storia per intensità e lunghezza. Anche in casa hanno cercato di resistere allo strapotere giallo-blu, agguantando il set del pareggio, poi è stata apoteosi. Solo vittoria e nessuna sconfitta ha centrato il triplete con scudetto, Supercoppa e Coppa Italia. Un trionfo senza supporto e sugli spalti, in attesa di rivederli e gioire insieme. Volevo salutare tutti i tifosi, questo anche per loro, e speriamo di rivederli presto, ecco.
Ed ora sentiamo proprio i tifosi che sperano di riabbracciare presto le Pantere dal vivo. Lo abbiamo vissuto da casa, è stato più difficile per noi, immagino anche per loro che volevano il nostro supporto in questo. Soffrire e gioire, ma tutto questo da casa. Il destino dei tifosi dello sport reso asettico dal Covid. Destino anche per i supporters gialloblu, abituati ai caroselli e alle feste per i trionfi dell'Imoco Pigliatutto di questi anni. Il quarto scudetto è arrivato con il solo rammarico di non essere a Novara o al Palaverde. È assolutamente un'altra cosa, non si può descrivere le emozioni che si hanno sugli spalti e vivere una partita dal vivo. Speriamo di tornare presto, perché così non si riesce, diciamo, a tifare, non si riesce a stare vicino alla squadra, non si riesce a vivere delle emozioni vere. Ma questo non cancella l'abbraccio pur virtuale alle loro campionesse e l'omaggio a chi non è riuscito a vedere l'ennesimo trionfo gialloblu, a partire dal super tifoso storico Paolone Sartori. E noi dobbiamo dedicare assolutamente questo scudetto a tutti i tifosi che purtroppo in questi ultimi due anni ci hanno lasciato, in particolar modo uno sicuramente a Paolo Sartori, che è l'emblema del tifo giallo-blu, e l'altro al nostro amico Marco Guerrato, scomparso due anni fa, amico giornalista di Motta di Livenza, al quale abbiamo dedicato due anni fa appunto una borsa di studio che sta proseguendo e che sta appunto continuando. E ora si guarda al futuro. Più ancora che nuove vittorie, il grande desiderio è tornare sugli spalti. Quindi tutti allo stadio il prossimo anno. Speriamo di sì, tutti al Palaverde a tifare Pantere. A pochi giorni dalla riapertura dei teatri, lo Stabile del Veneto annuncia l'ingresso come socio sostenitore di Assindustria Veneto Centro. Gli industriali di Treviso e Padova al fianco del mondo teatrale, il Consiglio Generale di Assindustria Veneto Centro ha approvato l'ingresso come socio sostenitore del Teatro Stabile del Veneto. Noi non dobbiamo guardare solo all'interno delle nostre aziende, ma dobbiamo guardare anche ad arricchire il territorio che sta attorno alle nostre aziende, perché se il territorio si arricchisce si rende anche più attrattivo il nostro territorio. Un supporto importante dopo i 400 giorni di stop subiti da questo e altri settori del mondo culturale dello spettacolo, tra i più colpiti dalla pandemia. E assolutamente non è solo una scelta fine a se stessa, ma io sono convinto che sarà anche una scelta da apripista, perché poi chissà quanti si accoderanno a questo nuovo percorso che viene tracciato dal presidente destro. Spero che sia un continuo di aggregazioni, di attività che si facciano, che si possono fare. Teatri che riaprono dalla prossima settimana. Zaia, rivolgendosi al presidente dello Stabile Beltotto, suona la carica. Io direi, Gian Piero, che dal 26 bisogna giocarsela bene, cioè bisogna far vedere che il Veneto riapre alla grande i teatri. Spero che tu abbia un grande cartellone, non andate avanti a scartamento ridotto, e la ragione c'è. Tornare a teatro, anzi entrarci, puntualizza Beltotto, visti i tanti, soprattutto ragazzi, per i quali sono spesso stati realtà respingenti. Noi abbiamo sì, presidente Zaia, noi abbiamo proprio accettato la sfida. Non esiste la cultura che non sia una cultura di popolo, e non esistono teatri che siano nelle, come dire, di elite. Noi crediamo fortemente al rapporto con il territorio. Primo spettacolo in programma dopo la riapertura del 26 aprile, il 5 maggio a Padova, con la prima messa in scena del trittico dantesco con la regia di Fabrizio Arcuri. Nasce a Paderno del Grappa un nuovo polo della formazione manageriale in Veneto. Si tratta di un'iniziativa nata proprio durante questi mesi difficili di pandemia, grazie alla partnership tra il MIP Politecnico di Milano e la SAL International Campus. Decolla una nuova inedita offerta formativa per laureati, professionisti, manager e imprese del Veneto. Cercavamo risposte da poter dare al territorio, risposte da poter dare alle aziende del territorio, ai giovani che crediamo debbano rimanere nei nostri spazi, nei nostri luoghi, e essere una risorsa importante per il futuro. Una piattaforma didattica congiunta che porterà studenti e manager a frequentare corsi e master presso gli istituti Filippin a Paderno del Grappa. Il Filippin è sempre stato un'eccellenza per questo territorio nell'ambito della formazione, ma anche con progettualità innovative. Questa è la ciliegina su una torta che finalmente vede un lungo percorso durato anni, finalmente coronare un sogno che per questo territorio. Un'esperienza lavorativa che combinerà lezioni, attività extracurriculari e momenti di networking.
Inizieremo da settembre con tre percorsi executive elaborati insieme al MIP Politecnico di Milano. Lavoreremo con un primo percorso executive dedicato alla supply chain, un secondo percorso dedicato alle risorse umane nell'era digitale e un terzo percorso che partirà agli inizi del 2022 dedicato invece all'Industry 4.0. Da settembre invece del 2022 prenderanno il via due master di primo livello dedicati a neolaureati, uno nell'ambito del luxury management e l'altro nell'ambito dei big data. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Una storia di ordinaria burocrazia in salsa italiana ce l'ha raccontata Angelo Cattelan, emigrante in Brasile, padre da pochi mesi di un bambino per il quale ha dovuto attendere 6 mesi per poter completare la documentazione relativa alla doppia cittadinanza. A scorrere il sito della Farnesina per l'iscrizione degli italiani residenti all'estero, la procedura sembra questione di un paio di clic, ma la teoria è una cosa, la pratica un disastro. L'ha subito sulla propria pelle il signor Angelo Cattelan, italiano residente da anni a Rio de Janeiro, che per ottenere i documenti necessari al figlio appena nato, dalla Farnesina ha dovuto attendere quasi 6 mesi, un'odissea. Per i documenti brasiliani, che erano molti, lui è riuscito ad avere carta d'identità, passaporto, codice fiscale, tutto in un mese e mezzo più o meno. Per quanto riguarda invece la cittadinanza italiana, che era già nato italiano, figlio di italiano, è stata una roba quasi impossibile. Storia di ordinaria burocrazia, si dirà, sì, ma incomprensibile, pur se al consolato italiano e all'anagrafe del comune di Belluno il signor Cattelan ha trovato disponibilità e aiuto. Io ci ho messo 5 mesi e più di 5 mesi per registrare il bambino, perché le pratiche sono lunghissime, gli aggendamenti sono un disastro, non danno aggendamenti per la gente. Io per fortuna che lavoravo in proprio, ma se non lavoravo in proprio, mio figlio non sarebbe stato registrato. Cattelan pensa ai 21 milioni di italiani che nascono in Brasile, figli di genitori magari con lavoro precario, che non riescono a registrare i propri bambini. Questi domani avranno dei problemi, perché il problema loro sarà di trovarsi a naturalizzarsi dopo del 18° anno, ma i diritti non sono mai gli stessi, perché il diritto naturalizzato non è la stessa cosa di un nato. Cattelan punta il dito contro la Farnesina e afferma: chi sta seduto dietro a una scrivania non si rende conto di ciò che accade fuori. Loro non si rendono conto che i loro sistemi di aggendamenti sono pazzeschi. Mio figlio sarebbe stato registrato in un sistema ordinario normale con un anno, 12-13 mesi per registrarlo. È una roba che non è accettabile. Non si ferma il gioco di squadra a sostegno della popolazione bellunese piegata prima dalla tempesta Vaia e ora dalle conseguenze causate dalla pandemia. 350 ore di lavoro donate, più di un terzo delle lavoratrici e dei lavoratori di ENAIP di Feltre e Longarone hanno risposto così alle necessità della montagna bellunese, già provata dagli effetti degli eventi meteorologici estremi del passato, era di nuovo in ginocchio per la pandemia. Alla richiesta di stringersi in un abbraccio nei confronti di chi si trova in difficoltà, lo slancio è stato encomiabile. Sentiamo tutti nel nostro cuore la difficoltà di tutti i cittadini che vivono oggettivamente una difficoltà di ordine economico, che è quella semplice di arrivare a fine mese, di poter avere i soldi per fare la spesa. La raccolta ha fruttato 7.000 euro, una goccia nel mare si dirà, ma è pur sempre un segno tangibile della solidarietà che nel bellunese non conosce confine e che suggella il legame storico tra l'ente di formazione e il territorio. Queste risorse noi le utilizzeremo all'interno del fondo welfare, che permetterà di avviare tutta una serie di progetti che hanno come obiettivo la ripartenza di questo territorio dopo la pandemia, mi auguro nel più breve tempo possibile. L'assegno simbolico destinato al fondo welfare è stato consegnato questa mattina. Io oggi qui non ho il ruolo di amministratore delegato, ma quello di rappresentare tutti i lavoratori di ENAIP che hanno donato. E la nostra donazione è avvenuta a febbraio e in quel mese abbiamo raccolto circa 7.000 euro. 7.000 euro, un euro per ogni metro quadrato occupato per la formazione e l'educazione. Sarebbe bello immaginare che ognuno donasse un euro per ogni metro quadro. E sarebbe un segno del nostro Veneto vicino alla nostra montagna, perché la nostra montagna è la nostra montagna del cuore.
Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Montagnier Marmi, fornitura di davanzali coibentati in gres per cappotti. Ben trovati al meteo. Prevale ancora un tempo per lo più incerto sull'Italia. Anche al nord-est la situazione non cambia rispetto ai giorni scorsi. Vediamo allora il dettaglio di giovedì 22 aprile. Sul Veneto avremo un tempo variabile e localmente instabile. La grafica ci mostra una situazione buona e infatti al mattino sarà soleggiato, ma come spesso accade in questa stagione, dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità con qualche rovescio sui rilievi che sarà possibile fin verso la pianura. Temperature gradevoli, minime tra 4 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra i 14 e i 19 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà una giornata all'insegna di acquazzoni, intervallati invece da qualche spazio di sereno. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime fino ai 14-16 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, tanto sole ovunque, locali fenomeni in genere deboli nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 3-5 gradi, massime fino ai 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Montagnier Marmi, fornitura di davanzali coibentati in gres per cappotti.